Sindaco, domani c'è la manifestazione a Roma per il debito. Lei cosa si aspetta di essere ricevuto a Palazzo Chigi? Rimetti i debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, cioè ci aspettiamo risposte sul debito, non chiacchiere ma fatti, ma siamo fiduciosi perché questa è una battaglia giusta contro in particolare due debiti del governo, dello Stato, debiti di quando uno io tenevo appena 13 anni e un altro non facevo ancora il sindaco e facevo tutt'altro mestiere, cioè parliamo di vicende che stanno mettendo in difficoltà la città e rischiano di mandarla in una situazione di crisi molto grave, perché noi non possiamo reggere a lungo con la cassa bloccata. Nell'assurdità, tra l'altro, continua che per poter andare avanti dobbiamo chiedere delle anticipazioni di cassa su cui si pagano gli interessi. Quindi se non arriva una risposta, come dire, è veramente il danno alla beffa. Quindi noi andiamo in pace, andiamo con grande determinazione però. Noi non molleremo da questa mobilitazione di lotta fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo, questo deve essere molto chiaro. Ed è l'inizio della più grande mobilitazione politica nazionale ed europea sul debito, perché il debito è la madre di tutte le battaglie. Napoli ne è il cuore della battaglia politica perché siamo un'esperienza autonoma e siamo anche la città più massacrata dalle ingiustizie del passato. Ma questo è un tema che riguarda l'Europa, riguarda l'Italia del Nord, l'Italia del Centro, l'Italia del Sud, soprattutto tante amministrazioni, ma soprattutto i diritti e i bisogni dei cittadini, di cui noi ci facciamo portavoce. Quindi a Montecitorio e a Palazzo Chigi non c'è solo Napoli. Napoli è il cuore di questa battaglia, ma noi riteniamo, senza presunzione, ma perché sappiamo come la situazione in altri posti, di rappresentare esigenze che sono assolutamente condivise. Quindi se dovesse arrivare una risposta importante dalle forze politiche, dal governo, ma anche di chi si sta presentando in questa campagna elettorale, noi ne prenderemo atto e poi rompiamo finalmente con un argomento politico in una campagna elettorale che francamente proprio è senza ossigeno politico, cioè una campagna elettorale così brutta non l'ho mai vista. Io ho iniziato a votare nel 1985, devo dire, una campagna elettorale così brutta non ho mai assistito nella mia vita da cittadino votante che ha sempre votato, non si è mai astenuto, anche questa volta va a votare. Il mio voto lo do anche, come dire, con convinzione, ma è una campagna elettorale che fa veramente pena.